Oltre 40 milioni di euro investiti nel porto di Pesaro per una ripartenza strategica. Il cantiere è stato acquistato quasi 5 anni fa dall'ISA Group, una cordata di imprenditori guidata dall'inglese Stuart Parvin. Ed oggi qui è stata posata la prima pietra per la costruzione di due enormi fabbricati, costati 8 milioni di euro. Oggi inizia la seconda fase della ristrutturazione dei cantieri navali rossini. Con la posa della prima pietra che è avvenuta oggi diamo l'avvio alla costruzione dei due nuovi capannoni per la verniciatura di grandi yacht. Questo ci permetterà di lavorare al coperto su imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza, poter ospitare contemporaneamente due yacht di 50 metri e fare lavori essenzialmente di pitturazione. Abbiamo già una decina di yacht che hanno passato tutto l'inverno qui con noi, parte in acqua, parte a terra, insieme a loro i loro equipaggi, sono stati con noi tutto l'inverno, abbiamo fatto dei lavori, già il fatturato del 2019 si è chiuso con un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente. Ma rappresenta la rinascita del porto, perché il porto per tanti anni ha avuto una fase di decadenza, da qualche anno è ripartito con tanti lavori pubblici grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto, ma anche grazie a questo investimento privato straordinario. Sta crescendo settimana in settimana, stanno facendo tanti lavori e ci sono circa 10-15 yacht già qua in ristrutturazione, la dimostrazione di come questo cantiere stia dando lavoro. E oggi la presentazione di questo capannone, che in verità sembra un museo, sostenibile al top dal punto di vista energetico e al tempo stesso con un design simile ad un museo, quindi sicuramente il capannone di un cantiere navale più bello del mondo. E quindi davvero grazie per questo, perché questo investimento continuerà a portare lavoro, modernizza il porto, ma dà anche tante innovazioni ad un porto che vogliamo sempre più bello. Quali sono ora i prossimi step? Come proseguiranno i lavori? Well, today we started the construction of the paint shed. These amazing buildings will be built very, very quickly and will be finished in late July. And by early October we will have the first yachts going inside to be repainted. Quindi oggi iniziano le lavorazioni per i capannoni, gli uffici, saranno degli edifici molto molto innovativi, ci vorrà poco anche per costruirli e prevediamo che i lavori finiranno per agosto e già per ottobre avremo i primi yacht che entreranno per delle lavorazioni. Si parla di un investimento totale di 40 milioni di euro, cosa è previsto in tutto questo ammontare di fondi e di investimenti? Well, that's included the acquisition of the old shipyard. Quindi sì, parte già dall'acquisto del vecchio cantiere, di tutta la demolizione, di tutta l'ingegneria che c'è là dietro, di anche tutta la parte del controllo della polluzione, perché c'era tanto da controllare, e poi ovviamente tutta la costruzione di questo bellissimo cantiere e tutta l'infrastruttura che partirà oggi. That we have started to create today.